Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliano e una nuova puntata di Top Up of the Week targata iPhoneItalia.com. Buon inizio di settimana a tutti, innanzitutto, buon lunedì. Lo so che dire buon lunedì è una bella parola grande, però dai, ci scommettiamo, buon lunedì. E nulla, sì, mi vedete con un taglio di capelli diverso, beh, taglio, forse taglio è anche tanto per definirlo. Insomma, ho cambiato parecchio, se vedete i video precedenti, insomma, è un bel cambiamento, mi andava di farlo, era da un bel po' di tempo, sinceramente, che mi stava girando in testa questa cosa, cambia capelli, tagliati i capelli, cambia taglio, eccetera, quindi iniziamo subito. Quindi iniziamo con la prima applicazione di questo Top Up of the Week numero 31 che è SignEasy, ovvero un'applicazione che ci permetterà di firmare i documenti, PDF, insomma, in modo molto semplice e rapido, seguendo ovviamente il touchscreen del nostro dispositivo. Potremo andare a firmare e a compilare alcuni campi, come ad esempio la data e il luogo, in modo molto semplice, come state vedendo anche dalle immagini demo che vi sto mostrando. Con questa applicazione quindi avremo a disposizione una firma molto rapida direttamente sui nostri documenti. Lo fanno anche altre applicazioni per i PDF, però questa qui fa solo questo, quindi è molto leggera e veloce se vogliamo fare solo questa cosa e non vogliamo andare a modificare anche in altre parti il PDF, cosa che magari potrebbe essere utile con applicazioni di un altro tipo di livello. La prossima applicazione è destinata a tutti gli amanti della palestra ed è un'applicazione che raggruppa tutti gli esercizi che possiamo andare a fare in palestra, tutte le varie informazioni sulle fasce muscolari, comunque su tutti i tipi di esercizi da fare. Alcuni esercizi, o meglio, quasi tutti tranne il primo disponibile dalla prima settimana, sono disponibili anche come acquisto in app, quindi si possono estendere anche gli altri esercizi. Il primo che troviamo di default è quello per tutto il corpo. Poi c'è anche l'integrazione con salute che ci permette di, a seconda degli esercizi che abbiamo fatto, di andare a inserire le calorie bruciate direttamente all'interno della nostra applicazione salute. Comunque anche di prelevare alcuni dati importanti disponibili nell'applicazione, come ad esempio alcuni dati personali sul nostro tipo di fisico. La prossima applicazione è un'applicazione fotografica, si chiama Darkroom. È un'applicazione abbastanza completa, molto piena di effetti e di regolazioni. Certamente non è la mia preferita nell'ambito fotografico, anche perché comunque l'ho provata da pochissimo, quindi è veramente un'app nuova, quindi sto ancora valutando, però sinceramente credo di avere altre applicazioni a livello di preferite, ma ne parleremo alla fine del video quando vi farò il confronto su due applicazioni fotografiche. In ogni caso, questa applicazione ci permetterà di applicare dei filtri, di inserire degli effetti, di regolare ogni singolo effetto. In questo modo potremo avere anche degli effetti che partono dallo stesso punto, però comunque che vengono cambiati, che si evolvono a seconda dei nostri gusti, delle nostre esigenze. Quindi comunque un'applicazione davvero degna di nota. Non è male, però se siamo abituati già ad utilizzare altri tipi di applicazioni, magari ci sembrerà un leggero passo indietro. Dico altri tipi di applicazioni per riferirmi a una unica applicazione che ormai da un bel po' di tempo ha preso il posto di tutte le altre applicazioni fotografiche sul mio dispositivo. Comunque ne parleremo dopo. Andiamo alla prossima applicazione e parliamo di Truecaller. Questa applicazione, come vedete già dal nome, ci permetterà di identificare i numeri che ci chiamano. Quante volte ci chiamano? Tantissimi numeri e noi non sappiamo chi sono, magari poi rispondiamo ed è il call center della tariffa promozionale per un operatore piuttosto che per un altro. Magari abbiamo appena fatto un contratto con un altro operatore, quindi non ci serve. E nulla, con questa applicazione potremo vedere rapidamente chi è che ci ha chiamato, quindi scoprire se era un numero di quelli, diciamo, promozionali che magari ci stanno anche magari tartassando. Molte volte chiamano anche in modo molto insistente, oppure comunque se sono numeri di persone magari reali, normali, che magari hanno bisogno di parlare con noi, magari stavamo aspettando una telefonata da un numero particolare. Ovviamente non ci sono tutti i numeri nel database, però possiamo comunque aggiungerli man mano che riceviamo telefonate, magari alle quali non siamo troppo interessati, o comunque anche telefonate pericolose, come ad esempio telefonate truffa, eccetera. Bene ragazzi, con le applicazioni di questa settimana noi abbiamo terminato. Andiamo a vedere l'applicazione che ho scelto come applicazione tra quelle che mi avete consigliato per quanto riguarda gli utenti alle prime armi nel mondo iPhone, quindi un'applicazione fotografica. Al momento questa applicazione fotografica secondo me è una delle più valide perché ci permette di avere tantissimi contenuti ancora
in modo gratuito. Basterà creare un account gratuito per poi sincronizzarli. E anche quando la promozione sarà terminata, avremo sempre tutti quegli effetti, quelle cornici, quegli adesivi, tutto quello che avremo scaricato in modo gratuito per sempre sul nostro account. Parliamo di Aviary, un'applicazione che recentemente è stata anche acquisita da una ben più nota casa di produzione di software fotografici, comunque di grafica, ed è un'applicazione molto molto interessante perché ci permette di applicare tantissimi effetti diversi. Davvero vi perdete, non vi ricordate neanche più qual era l'effetto che avevate scelto prima, se ne volete provare più di uno e sceglierne svariati in una stessa foto. Comunque ci sono tantissimi elementi, tantissime regolazioni, gli adesivi, come ho già detto, le cornici, le maschere, insomma davvero qualsiasi cosa voi stiate cercando da un'applicazione fotografica la potrete trovare senza alcun problema in Aviary. Ed è proprio da qui che mi ricollego alla domanda che faccio a voi per mettere a confronto due applicazioni. Magari provate sia Darkroom sia Aviary, tanto sono entrambe gratuite, ditemi che cosa ne pensate. Sicuramente Aviary ha tantissime funzionalità in più rispetto a Darkroom, però magari Darkroom è leggermente più immediata. Almeno queste secondo me sono le mie opinioni. Ovviamente continuerò a testare anch'io Darkroom, che è un'applicazione abbastanza giovane, non l'ho ancora provata molto bene, anche se per questo, per il momento, diciamo, Aviary non me la tocca nessuno sul mio iPhone. In ogni caso, voi provate, fatemi sapere, se avete già provato fatemi comunque sapere nei commenti quale delle due applicazioni preferite. Quindi abbiamo Aviary da una parte e Darkroom dall'altra. Bene ragazzi, con questa puntata noi abbiamo terminato. Io vi ringrazio per avermi seguito, noi ci rivediamo con gli altri video, non perdetevi comunque le puntate di Noobs Corner, per tutti gli utenti alle prime armi, comunque quelli che vogliono conoscere qualcosina in più che magari non si sa immediatamente dei dispositivi, qualche trucchetto, qualche consiglio per utilizzarlo al meglio, non perdetevi comunque tutti gli altri video, le recensioni sul nostro sito. Quindi da Francesco Siciliani per iPhone Italia è tutto, un saluto e un abbraccio a tutti, ciao ciao! Ehi! Clicca su di me se vuoi scoprire le migliori applicazioni per iPhone settimana dopo settimana. Oppure clicca su di me se vuoi scoprire le ultime notizie sul mondo Apple e iPhone dell'ultima settimana. Oppure clicca su di me per farmi una domanda sull'iPhone, ma anche su qualsiasi altra cosa. Oppure clicca su di me per scoprire tutti i segreti del mondo iPhone e i consigli per utilizzarlo al meglio. E non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto.